Anche la bacheca del 2006 qui al museo conserva degli oggetti che hanno fortemente caratterizzato il mondiale tedesco. C'è la maglia che Thierry Henry ha vestito il giorno in cui ha segnato il gol che ha eliminato il Brasile campione del mondo. Ma anche il pallone magistralmente scaraventato in rete da Maxi Rodriguez contro il Messico, che ha praticamente garantito l'accesso ai quarti di finale dell'Argentina. Il 2006 però è stato senza dubbio l'anno dell'Italia. C'è una delle maglie vestite da Gianluigi Buffon, indubbiamente il miglior portiere del torneo. E le scarpe con cui Andrea Pirlo ha segnato il primo gol degli azzurri in Germania e disegnato le sue meravigliose geometrie sul campo. Ma la cosa più particolare sono gli occhiali del mister Marcello Lippi. Quando ho chiamato Lippi per chiedergli un oggetto da esporre al museo, mi ha risposto, non ho più niente. Ma veramente io le sto per chiedere un oggetto un po' particolare, i suoi occhiali. Dopo un attimo di esitazione mi ha chiesto, ok, quelli ce li ho, ma perché? Ho detto, perché abbiamo notato che se li è tolti dopo il rigore di Grosso. E lui ha detto, beh sì, è vero, e sa perché l'ho fatto? Ho detto, no, mi spieghi. Perché a Roma, quando ho vinto la Champions League con la Juventus, sempre a rigori, dopo quello calciato da Jugovic, che ci ha dato la vittoria, sono corso immediatamente a celebrare sul campo con i ragazzi. Però dopo poco ho trovato i miei occhiali frantumati sul prato. Stavolta ci ho pensato 5 secondi in più, li ho messi nel taschino e li ho salvati. E sono proprio quelli che potete vedere esposti qui al museo.